Ed è con questa bellissima musica del menu principale che vi do il benvenuto nel mio Let's Play di Ori and the Blind Forest, la Definitive Edition, su PC. Io sono Glacial Sphere e questo gioco ritengo sia uno dei migliori videogiochi usciti per la scorsa generazione. È un videogioco Metroidvania del 2015, uscito in esclusiva per Microsoft, quindi Xbox e PC, ma che attualmente potete trovare anche su Nintendo Switch. Senza ulteriori indugi, direi di andare su a via partita. Come vedete, questo è il mio salvataggio del 100%, che ho completato, come vedete, in circa 11 ore. Ma ora inizieremo una nuova partita, perché questo gioco ve lo devo mostrare, dato che è uno dei giochi più belli mai fatti. Giocheremo a difficoltà difficile. Ori è debole contro il degrado della foresta, per giocatori esperti. Ed ecco che controlliamo Naru, questa creatura della foresta che abita al nido delle rondini. Guardate quanto è bello questo gioco a livello artistico, è qualcosa di incredibile. Per me è attualmente impareggiato per quanto riguarda la scena indie, platform Metroidvania. Superato solo dal suo sequel diretto, che porterò ovviamente anche quello sul canale. Vedete, possiamo saltare e muoverci per adesso. Ed Ori è ancora piccolino. Guardate che splendore. Se avete la lacrima facile, io vi avverto che piangerete molto probabilmente vedendo questo videogioco. Ed ho anche deciso di non fare praticamente tagli a meno che ci siano morti eccessive, dato che voglio lasciare tutto il videogioco nel video. Portiamo queste mele nel nostro rifugio. Ma in quella fatidica notte, quando infiammai il cielo.
chiama Iori. A quanto pare, da quella fatidica notte è successo qualcosa. Il tempo fece il suo corso. La vita si indebolì e appassì. Quando la foresta era cieca. Che tenerona, Naru. Ma per fortuna ci pensa Ori ad andare a prendere un po' di cibo, laddove Naru non sarebbe mai potuta arrivare. C'è qualcuno qui in primo piano. Qualcuno che ci sta osservando. Ancora una volta orfano. Ancora una volta, ricordate questo. Senza motivo di rimanere. Alla ricerca della mia luce. Chi sta parlando, secondo voi? L'albero? Così debole e fragile. Guarda.
quando le grida incontrarono il silenzio. Guardate la quantità di animazioni diverse che già sono in questo prologo. E la speranza andò perduta. Quando la forza di mio figlio vacillò. E l'ultimo respiro fu esalato. La mia luce rianimò Ori e una nuova era ebbe inizio. Partita salvata. Ed eccoci. Questo è l'inizio vero e proprio del gioco. Noi qui dietro non possiamo andare perché ci sono i rovi. Questi ci danneggerebbero se li toccassimo. Guardate quanto è bello a livello visivo questo gioco e sonoro, cioè spero che abbiate colto anche la bellezza della colonna sonora. Tieni premuto A per saltare più in alto. Hop. Siamo nelle radure sommerse. Prima eravamo nel nido delle rondini. Là non possiamo ancora arrivare. Quindi possiamo andare solo di qui. Però anche qui la strada è chiusa da queste piante velenose. Quindi possiamo solo scendere. Tieni premuto giù e premi A per saltare verso il basso fra le piattaforme. Prima di farlo però prendiamo questo piccolo segreto che è qui dietro. Hai trovato un contenitore di luce dello spirito piccolo. La luce dello spirito è stata aggiunta alla tua ruota della luce dello spirito. Trova altri contenitori di luce dello spirito per guadagnare velocemente punti abilità. Ecco, come vedete, sotto, di fianco alla vita, c'è una ruota che quando viene riempita, è come se fosse una barra dell'esperienza, ci donerà un punto abilità. Mantenete sempre gli occhi aperti perché alle scale piace cambiare, no, nel senso, i segreti sono ovunque in questo gioco. Qui abbiamo ancora queste piante velenose, quindi non ci resta che andare da questa parte. Hai trovato un frammento di vita. Raccoglili per ricaricare la vitalità. Ok, abbastanza semplice. Hai trovato una cellula energetica. Ora puoi raccogliere e usare più energia. Ricorda che puoi usare l'energia per creare un collegamento dell'anima e salvare la partita. Esatto, perché in questo gioco il salvataggio della partita è una cosa un po' particolare che è solo in questo gioco, tra l'altro, perché nel sequel l'hanno levata, nel sequel ci saranno i checkpoint normali. Mentre qui bisogna tenere premuto B per creare un collegamento dell'anima e salvare la partita. Potremmo farlo ovunque noi vorremmo, però è un'arma a doppio taglio, perché se lo facciamo nel punto sbagliato, ci tiriamo la zappa sui piedi da soli. Quindi salviamo qui. Esatto, partita salvata. Pensava.
Hai trovato della luce dello spirito. Riempiendo la ruota guadagnerai un punto abilità e questa, come vi dicevo, è una sorta di esperienza che otteniamo quando uccidiamo nemici. Anche qui c'è un altro segreto. Ed ecco che abbiamo ottenuto un punto abilità. Crea un collegamento dell'anima e premi B nelle vicinanze per accedere all'albero dell'abilità. Nella foresta, Ori trovò ciò che era perduto. Premi X per raccogliere la lucina. La mia forza sta tornando. Sono Sane. Sono la luce e gli occhi dell'albero dello spirito. Mi sono perso in questa valle quando lei ha allentato la presa. Posso guidarti nel tuo viaggio se mi permetti di venire con te. Non muoverti. Hai sentito? Loro devono averti seguito fin qui. Premi X ripetutamente per usare la fiamma dello spirito. Eccola. Dovremmo essere vicini ai nemici per danneggiarli. Eccoli di nuovo. Dobbiamo stare attenti ai loro salti. Queste sono delle rane corrotte. Una volta l'albero dello spirito pronunciò queste parole. Le loro luci devono tornare a me. Lo troveremo nelle radure al di là delle caverne. C'è un sentiero più avanti. Ecco, questa è la mappa. E ci ha indicato la nostra destinazione, qui, nella foresta profonda. Mentre noi attualmente siamo qui sotto, nelle radure sommerse. Quindi dovremo tornare indietro, andare qui sopra e proseguire a sinistra. Nuovo obiettivo, trova l'albero dello spirito. Premi Select per visualizzare la mappa. Esatto, possiamo, come in ogni Metroidvania che si rispetti, guardare la mappa. Possiamo anche distruggere queste piantine che ci daranno punti esperienza o talvolta anche sfere di energia. O sfere di vitalità, non di energia. Qui sotto non c'è nulla. E qui possiamo accedere all'albero delle abilità per sbloccare una delle prime abilità. Abbiamo tre rami. Il primo è l'albero delle abilità, diciamo anche di movimento e di difesa e di cura. Ci aumenta la cura che riceveremo essenzialmente e anche altre statistiche. Questo è l'albero dell'utilità e ci permetterà anche di guadagnare più punti esperienza. Esatto, con questo punto qui. Aumenta la quantità di luce dello spirito ottenuta dalla luce dello spirito assorbita. Mentre l'ultimo ramo è quello dei danni. Questo lo potenzieremo per fare più danni alle creature che incontreremo, il ramo d'attacco. Io per adesso prendo questo per comodità. Attira spiriti. Molti degli oggetti raccolti volano verso Ori. Così non dovrò più stare a raccogliere in continuazione le luci. Come vedete, vengono attirate a me. Ecco fatto. Quella è un'altra creatura molto pericolosa. Ed ora possiamo distruggere queste piante velenose che prima ci ostruivano il passaggio. Abbiamo ottenuto un altro punto abilità. Bene. I pozzi dello spirito sono strutture antiche che un tempo venivano usate per attraversare velocemente tutta Nibel. La luce dei pozzi dello spirito serve anche per ricaricare la tua forza ogni volta che ti senti stanco. Ecco, questi sono checkpoint e punti di teletrasporto. Quindi salviamo la partita. In caso fossimo a corto di energia o di vita, ci ricaricherebbe. E qui dietro non possiamo ancora andare, anche se là sopra vedete che c'è una statua molto particolare.
Ecco, quella è la zona del DLC, il contenuto che è stato aggiunto dopo. E anche la possibilità di teletrasportarsi, se non sbaglio, è stata aggiunta con una successiva patch. Noi ce l'abbiamo perché quella è la Definitive Edition. E qui ci dice anche, tieni premuto A per saltare ancora più in alto, e infatti così arriviamo sopra. Allora. Hop. Ed ora possiamo sbloccare il passaggio che prima c'era ostruito in pieno stile Metroidvania. Tieni premuto RT per afferrare e muovere gli oggetti. Esatto, e possiamo spostare anche questa roccia, che ci permetterà sia di andare di qua, sia di sbloccare questo passaggio segreto. Hai trovato una chiave di volta. Le chiavi di volta sono utilizzate per aprire i cancelli dello spirito. Ricorda, per ciascun cancello dello spirito sarà necessario un numero diverso di chiavi di volta. In generale saranno 2, 3 o 4 chiavi di volta, non mai di più. Ora si può andare sia sopra che sotto. Proviamo ad andare sopra. Ah, c'è un nemico. E qui c'è l'altra chiave di volta. Da qui poi possiamo scendere. Questo cancello dello spirito ci sbarra la strada. Sono stati costruiti allo scopo di proteggere prima che arrivassero i giorni del declino. Le chiavi di volta che ci servono devono essere vicine, noi le abbiamo già raccolte. Per arrivare all'albero dello spirito dobbiamo oltrepassare le caverne dello spirito, al di là di questo cancello. Quindi noi inseriamo le due chiavi di volta e il cancello si apre, permettendoci il passaggio. E una volta arrivati qua, direi di salvare il gioco, prenderci un punto abilità che può essere questo. Permette di sparare tre fiamme prima di dover ricaricare. È molto utile per sbarazzarci della maggior parte dei nemici senza dover aspettare una seconda scarica di colpi. E detto ciò, il primo episodio del Let's Play di Ori and the Blind Forest finisce qui. Ti ricordo di mettere un mi piace se il video ti è piaciuto e se vuoi supportare il canale e la serie, di commentare scrivendomi cosa ne pensi di questo gioco se l'hai già giocato. E se invece lo stai guardando per la prima volta in questo Let's Play, e di iscriverti ovviamente al canale per non perderti le prossime puntate.